Ci serve, no? Adesso tutto quello che abbiamo risparmiato, tutto il tempo che abbiamo risparmiato, lo impieghiamo qua. Vai, Allora. Anuel. Allora, che dire di Grixis Delver? Intanto, Che prima non guardiamo abbiamo le sentito. liste. Prima guardiamo le Allora, qui, bene o male, le liste tendono ad essere due abbastanza. No, in realtà tendono ad essere quasi simili, quella di Matteazzi e di Giovannetti, Sì, mentre cambia l'unico. solo la cosa di Matteazzi, il forked Con la spell Giovannetti. snare di Giovannetti. Esatto. Poi dopo ovviamente la mana Forked e base. dismember. Uno gioca i forked, uno gioca dismember. Cioè cambia poco, cambia veramente poco. Ma la Sì, base è identica, mi pare. sì, la No, mana base. Giovannetti. No, Giovannetti non gioca la basica. Simo non gioca la basica. Però preferisce la nona pets, che è una cosa che Giovanni. ci può stare. Alla fine. La diciannovesima terra di Grixis Delver è abbastanza discussa perché comunque può essere perché a volte giochi la settima dual oppure un'altra fetch per fare una carta al cimitero e castare Gurmag più velocemente oppure mettere Effettivamente. l'isola che ti permette in contro mazze base vasta magari di fare un primo land drop sicuro e non stare troppo indietro, però dopo lì il rischio di color screw è più alto. Mettiamola così, mi sembra che Grixis Delver, dal punto di vista delle spell che gioca, sia sicuramente un mazzo fortissimo. Tra l'altro, non mi ricordo se ne avevamo parlato in un video di questi, Manuel, o in privato, ma come dicevi, le minacce sono molto differenziate. Ora, Era queste liste. nel primo video del Four Ok, Season. perfetto. Ora, queste La liste forza. mi sembra che non giochino Bitter Blossom, ma spesso magari invece di giocare quattro piromanti si giocano due piromanti e due Bitter Blossom, e quindi Chicca, sono tutte chicca, vi dico una minacce che chicca. funzionano in modo diverso. Bitter Blossom era presente in un bug Delver. Chicca. Perché non ha altre carte tipo decenti, credo, non so, vabbè. O E, forse voleva comunque. aumentare le minacce da fare a turno 2, a Bitter seguire. Blossom comunque inside Ma. di Jimmy, eh? Jimmy Cirelli gioca Sì. Bitter Sì. No, in Blossom. Sì, realtà Bug comunque. Delver alla fine, non avendo starter, era un clock più lento e quindi probabilmente ha bisogno di una carta che sia forte anche in late. Comunque, quello che volevo dire è questo, che dal punto di vista delle spell è forse il mazzo più forte del formato. Però c'è un problema molto grosso, ovvero la mana base. Cioè, se Sì. guardiamo la mana base di questo mazzo, così come può essere quella di Canadian, è un mazzo che non può giocare Badland praticamente, o perlomeno è difficile che possa funzionare bene, e gioca a terre, gioca a side dual, e è facile attaccarlo sui colori, visto che gioca abbastanza spell dei vari colori, visto che gioca questa lista 8 carte, queste liste tipo 8 carte rosse e 4 carte nere, qualcosa del genere. Quindi questo è un po' un problema. Significa il massimo. Più che Canadian, il paragone buono lo fare, il paragone migliore lo farei con Patriot, perché alla fine come numero di terre ci siamo, che erano Sì, 19 però da una parte e parlavamo 20 di mazzo di dall'altra. Ecco, Magic, quindi Patriot mi sa che lo possiamo lasciare fuori. no, ovviamente il power level di Grixis è superiore, però è uno di quei mazzi che soffre molto gli slandi, perché con l'eccezione di Delver e Gurmag, tutte le altre minacce che sono il fiore all'occhiello dell'archetipo hanno bisogno di molto mana. Piromante a turno 2, tu lo fai, però è sempre una scommessa perché se te lo spaccano, dici, se ti tirano una rimozione, dici, non va, è fuori da daze, non so se è Sì, fuori poi da per daze. esempio perlomeno G1 è anche un pochino sbilanciata la distribuzione dei colori, probabilmente è necessario così, cioè non si può giocare due vulcani, scusa, due mari soli, però ci sono nettamente più carte, sono 8 carte rosse mi sembra, e Sì. Chi due sole carte, scusa, gioca 9 carte col Forked, ma sì, siamo nere. Sì, 8. allora le Sì. versioni senza Stifle recuperano un po' perché Ecco, devono aggiungere gli scarti, cosa quindi. pensi di Stifle? Cosa pensi di Stifle?
È una scelta possibile, è una scelta possibile e in generale non mi dispiace neanche perché questo mazzo, soffrendo un po' il denial con Stifle, può utilizzarlo in maniera difensiva, però non mi sembra ancora il momento di imbustarli perché adesso il numero di basse è diminuito fortemente, quindi tanto vale avere un gioco molto più proattivo. E inserire gli scarti che diventano degli starter extra, così come lo sono stati in Death Shadow, e si aggiungono ad Elver. Infatti il paragone alla fine, cioè uno quando vuole giocare questo mazzo deve chiedersi perché giocare questo e non Death Shadow, e la risposta è che è un mazzo molto più, uno spettro molto più ampio di gioco. Shadow fai una cosa e devi farla bene, questo fai sempre una cosa ma lo fai in maniere diverse, puoi scegliere il tuo piano a seconda delle creature che hai, e la sfiga in realtà è la mana base, che è nettamente peggiore. E tra Sì. l'altro gioca 4-6-3 che magari Mirror non è eccezionale per prendere danni, ma comunque ti fanno pescare le terre. Poi ovviamente io quando ho giocato contro Jimmy ho perso di Screw, ma per dire, mediamente, quando un giocatore di Elder perde di Screw non è quello che sta giocando Shadow, ma è l'altro. Quindi questo è il discorso. Però il power level probabilmente anche maggiore, o perlomeno ci sono carte più varie, quindi è piuttosto, insomma. Sì, il power level è nettamente il più alto, poi avere tante minacce così differenziate è anche la sua grande forza che gli permette di sopravvivere anche ai matchup d'attrito come può essere Grixis Control, come può essere Miracle, dove Esatto. Shadow magari fa un po' più fatica. Shadow deve Questo se... vincere prima che sia troppo tardi, mentre questo tira un Bitter Blossom, se lo giocano, ora non queste liste, ma comunque anche un Piromante, e magari Sì. rimane forte anche il late game. Quindi invece Shadow solo le liamo. Mi sposterei un attimo a vedere le win rate contro i vari mazzi. Allora, personalmente ho visto la partita contro Ant di Giovannetti e quella lì, diciamo, sono i tiri imparabili nel 7, perché giocava contro il buon Ezio Magere, e G2, G3 ha vinto Ant, ma con doppio scarto, scombatta perfetta, incastrata, quindi... C'è proprio niente da fare. Invece possiamo chiamarla Meta Call, la scelta di Isis Dev che ha asfaltato tutti gli show. 5-0 agli show. Cioè, proprio senza appello. Senza appello. Sì, ma Deps infatti. Sì. 1-1. Deps 1-1. Vabbè, si sa. È un matchup che non è granché. Quindi ci sta un 50%. Miracle, mi stupisce Miracle, cioè non lo so, mi stupisce da profano del mazzo. Cosa dici? Beh, allora, il fatto che si giochi molto meno Balance ha aiutato fortemente, perché alla fine una delle carte che metteva in ginocchio questo mazzo era quella. Però comunque il Grixis è tutt'altro che impreparato contro un archetipo del genere. Ovviamente ci sono quelle situazioni dove riesce a stabilizzare il board e un paio di Accumulated Knowledge o un Jace possono chiuderla, però quando inizia ad avere i quattro piromanti, le Nemesi, le Quando, cioè, Liliane, che Winter Piromante resta in Blossom. campo è una delle migliori fonti di card advantage che puoi avere, quindi se la gioca tranquillamente, penso. Sì, esatto. Per il Poi resto hanno beccato uno Shadow. Vabbè, un Bug Delver. Come ero io lo Shadow. sì, è vero, tanto. Come posizionato? È un Bug Nemesis di Ferion. Come è posizionato contro gli altri Delver? Grixis, Sì. allora, secondo me, fin tanto che riesce ad avere la sua mana base intatta, o se riesce a sopravvivere con la mana base, può giocarsela decisamente bene. Però se viene messo sotto attacco, è il primo a cadere, ma senza se e senza ma. Io, per la mia esperienza, giocando Shadow, ho trovato Grixis tante volte e qui al Four Seasons ci ho perso, ma sono state tutti e tre game delle non partite dove lo Slando vinceva la partita. E su MTGO l'ho trovato veramente tante volte e ho vinto quasi sempre, ma sempre comunque lottando, cioè non partite facili. Quindi penso che sia sotto Shadow, ma non di tanto, quindi comunque valido il mazzo.
Quindi il mazzo è una scelta ottima per il Nebraska a sto punto. Secondo Sì, me è è un'ottima scelta. anche. Prego. Vabbè. No, vai te, vai te. Dicevo, anche se sembra un po' più. Cioè, secondo me è una scelta un pochino più greedy in realtà di Death Shadow, anche se sembra Ma te sono strano, perché è fanboy di The stato. Shadow, buona No, fanboy. intendo greedy, che vuol dire che può essere meglio, però hai bisogno forse di un po' più di fortuna. Shadow, secondo me, è più affidabile come mazzo, anche se è strano dirlo di un mazzo in cui ti fai danni da solo, ma in realtà è un mazzo molto consistente. Questo è meno consistente, sicuramente, essendo un tricolor. Però probabilmente è più forte, cioè se le cose funzionano, il mazzo è più Sì, forte, se c'è esatto. poco da Se fare. ti va bene, questo mazzo è fortissimo, però Esatto. sono molte più le volte in cui ti inchiodi da solo. Io Non... ricordo, cioè, semplicemente le percentuali di Mulligan che ho con Shadow e con gli altri Delver che ho giocato. Shadow Mulligan molto, molto, molto meno, per dire. E quindi questo è un fattore, vero? Dovrebbe esserci in collegamento con noi anche, arrivato adesso, Totti. Totti, ci sei? Pupone? Ciao, mi sentite, vero? Sì, ti sentiamo. È la Totti, nostra bello lui. mascotte? Sì, Sì, un altro bambino di Magic. Gabriele! oh. Totti, Tocchi, Tocchi! Va bene, sei arrivato giusto in Il tempo vostro per... toccolone preferito. Esatto. Per commentarci, il mazzo di Gazzola. Che bello! Con la mono basica, mono isola. Cosa dici di questa mono La mono isola? isola. Non lo so, io so solo che sono 2 giorni che sulla chat di Torino la gente sta impazzendo per sta isola di merda. Ma io non ho capito Te sei un fan di se... Delver, sì o no, intanto? Sei un fan di Delver o no? Non sono un grandissimo fan di Delver in realtà. Forse in Modern e basta. Esatto. Non esiste. No, l'unica cosa che non ho ben capito se era lì perché c'erano 5.000... Tre trofi o sarà lì per dei motivi che mi sfuggono? È Anue, perché quella di cui hai lista parlato? ha un insieme incredibile di drop a 3, tipo due tournament di main unito a Sulfur, Staticaster, un'altra Nemesi più Winter Orb. Quindi sì, avevi bisogno della 19ª terra. Quindi era una cosa calcolata. Contando poi che Stifle Gazzola non l'aveva giudicata una carta. Così il 4 Stifle non ha giocato una carta così fondamentale come scelta, aveva anche un suo perché. Sicuramente non aveva pensato a trophy. Anche perché questo mazzo mi sembra che abbia tutto, fuorché tanti bersagli per trophy, quindi Anche perché neanche. poi di verde non gioca tantissimo, quindi anche se si becca una wassa su Tropical, direi che con Vulcanica Isola gioca tranquillo, direi, no? Beh, sei Quindi... sei mostri verdi, alla fine in realtà gioca Sì. meno rosso che verde. Ma di solito vedo 50 cose Sì, quello sì, di solito rosse. Riesco a dire tutte sì. per matchup con le waste. E quindi, solita conformazione, anzi solita, conformazione 2 Talmo, 2 Nemesi, adesso quella che fa per la maggiore annual è quella che ti senti di dire migliore in questo momento? O no? Sì, Perché mi sembra adesso... la migliore perché almeno hai almeno 10 creature che puoi tenere contro combo senza dover sperare di avere ogni volta Delver di primo. Alla peggio, poi contro i mazzi lineari, Goyf è una di quelle carte che puoi buttare anche se sei sotto calice. Non è così brutto come sembra. Poi dopo, se ci contro matchup come Grixis con no, come Miracle, va via tranquillamente, tanto. Perché poi dopo hai anche Winter Orb, altre Nemesi. Non è un 2x che terrei volentieri. O quello oppure Dopo Mandrillo. parleremo delle altre versioni di Canadian fra poco. Illustrami invece la vostra lista di Delver che ci abbiamo qua. Ok. Della nostra lista di Guerre d'Elder, semplicemente abbiamo preso la prima che avevamo portato prima del ban, Sonde? tolto Sonde? Tolte le sonde, abbiamo messo degli altri cantrip, quindi per Ordain, e aggiunto una terra in più, perché comunque avevamo bisogno di avere una mana base un po' più solida, semplicemente per quello, che non avevi abbastanza
ritenere sicuramente, cioè molte meno mani che potevi equipare con una Invece sola di terra. 50, invece di 60, di 56 carte, ora ne giochi 60, quindi la terra in più ci vuole, Esattamente. fondamentalmente. Senza Surgical Insight, come mai? Perché Wild Interessante. Elder non è in grado di capitalizzare nulla con quella Surgical. Nel senso, tu non hai scarti per rendere quella Surgical forte, devi sempre aspettare che sia l'oppo a fare qualcosa, e poi se ce l'hai in mano, molte volte tende ad essere una carta molto più rischiosa. Se devo gestire Elfi o mazzi a base cimitero, preferisco appoggiare un sasso che comunque è in linea con la strategia prowess, perché se ho già una creatura te la giochi e gli dà un più uno e risolve il problema in maniera permanente senza dover sprecare altre risorse. Mi è Perfetto. sembrato qualcosa di un investimento di mana migliore e Arriva accedere. Cosmeld tra main e side, qui. Sì. Sì, Driver io Core salta Snag. poco. Driver Io su questo sono Core molto Snag. ignorante. Ecco, volevo chiedere come Perché. mai. Vabbè, di pure, scusami. Dai. Vai, vai. Come mai Vapor Snag è sopra così tanto rispetto a Dead Gone? Perché penso che i tre mana siano un problema. Ma è lì principalmente per rana o soprattutto per i combo? Cioè la funzione principale quale delle due? Lo vedo. Il Vapor Snag di main è un jolly, proprio quelle situazioni in cui te hai bisogno di togliere un pezzo grosso, che vuoi che sia Death Shadow, vuoi che sia il 20-20. Rana è meno un problema, però una Death Shadow che ti può one-shottare se sei stato magari disattento sul killare l'avversario, potrebbe È essere un un po' più, problema. cioè, poi non è che può salvare creature cacciabile, quindi non è praticamente mai completamente morto. Sembra molto superiore Esatto, Dead Gone tra l'altro è un botto che tu non puoi tirare in faccia all'avversario, quindi è proprio il peggio del peggio. Vapor Snag, per quanto possa avere un uso limitato alle creature, è anche un meno uno all'avversario, quindi male male non è. Sì. Male male non è. Più che Vediamo la altro su. la cosa che. Dai, vai. Dai, vai. L'unica cosa che possiamo definire di particolare della lista, soprattutto del side, è che non abbiamo le Pyroblast. Sì, l'avevo notata che non c'erano le Pyroblast. Abbiamo Come mai? optato per il 3x di Plusterstorm perché alla fine Pyroblast cos'è che toglie di pericoloso per Wild Elder? Counterbalance e Show and Tell. Non puoi, poi tra l'altro Contro. non puoi fare nessun trick con Show and Tell, non ci sono robe che ti fanno fare il trick con Show, faccio Show, metto giù un pezzo che trigger, ti faccio Pyroblast sull'Omni, non c'è C'è niente. solo Bedlam. C'è Bedlam, sì c'è Bedlam, ma sono due. Sì, ma sono pochi. Sì, che tra l'altro post-side va via, quindi Sì, non è ecco, neanche bravo. quello Sì. un gran piano. Più che altro è che Plusterstorm è molto più utile contro tutti gli altri combo. Reanimator, Hunt, anche è vero che tra Plusterstorm non mi hanno salvato contro Hunt pur avendoli in prima mano, però in teoria sarebbero stati utili. Se scarsi Però, vabbè, magari contro lo so. il pensa al figlio del demonio. No, Grande ma penso pensa. che in quel torneo potevo perdere veramente da chiunque, quindi Invece no. va bene. Tranne da vite. Grande Davide. Eccole qua le varianti. Abbiamo già visto un po' di tutto. Volevo solo fermarmi, dire due o tre battute su Canadian con i Bomat, lista che sta venendo fuori, forse verrà fuori, lascio a voi dirlo, e Werrak Lite che ha streamato Vargas. Ok, diciamo che su Rag con i Bomat la lista è quella di Saito che sta giocando da almeno qualche mese. Sì, dov'è che era? No, La Birmingham, storia. no, poco dopo Birmingham, mi pare. Cioè,
Sicuramente può essere un'alternativa a Mangusta per altri motivi, perché comunque in un meta di combo è un'ottima carta, o anche in un meta di Miracle non è male, perché comunque se non si trova dei blocchi davanti, cioè, ti permette di fare tante, tante robe. Sì, ma anche Mangusta non è proprio brutta contro Miracle, quindi Esatto, il problema io però è non che so, cioè, appena si. gioca anche Stifle quella lista. Sì, gioca anche Stifle. Non capisco io questa cosa, cioè, quella carta Bomat è una carta che viene sfruttata bene, più proattivo il mazzo e più la carta è forte. Ad esempio, Ligei ha fatto, se non si gioca, ha fatto un 5-0 con Combine. Barn con i Sì. Bomat. Perché il mazzo è estremamente proattivo e quindi Bomat è ben sfruttato. Invece, in un mazzo che si tiene in mano i counter e gli stifle, non sempre puoi rompere Bomat quando Alla vuoi, leggera. quando sta comodo. Quindi io la trovo un'antisinergia abbastanza netta. Poi posso sbagliare, però poi di fatto le uniche volte che il mazzo mi sembra si sia visto splendere è stato in mano a Saito, che proprio scarso non è, quindi magari alla fine ci ha messo anche del suo lui. Non so quanto Sì. sia forte il mazzo. Poi c'è un'altra, poi il fatto che una cosa che mi ha lasciato un po' interdetto è il fatto che ci fosse Bomat, ma non ci fosse ad esempio Goif. Una delle cose belle di Uno dei vantaggi di Bomat è che permette di rendere Goif e Sì, è mandarlo fuori, giusto, cioè renderlo esatto. più grosso di Irana, e se te fai a meno di quello, un po'. Sì, poi ad esempio al momento ci sono anche tante Liliane della Stop e a Canadian non fa niente quella carta, invece su Bomat è rimuova secca, quindi alla fine insomma mi lascio abbastanza perplesso. Non credo che la Sì, carta in sé sia debole, credo che non sia forte in quella shell. Weather Sì, Light ma invece? Boh, vedremo, quello veramente non lo so Quello non si per sa, quello ora. sempre lì. Troppo, Sì, troppo giovane. non possiamo dire nulla. Toccolone, c'è qualcosa che Ma ti sì, io tra l'altro sono sconcerta? stato mezzo, perché non c'era questo evento, quindi metà dei mazzi li ho googlati, cioè Arclight ho googlato. Ma è andato bene questo UR qui o ha preso un calcio in bocca? Arclight. Quale Weather? Weather Arclight? Ma ha fatto 12 punti, ha fatto torneo. Battendo anche un certo giocatore di Storm con gli Sì. occhialetti. Ho perso da solo, grande. Bene, perfetto, ottimo, grazie. Avanti, prossimo.